Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo una market bag, una borsa per la spesa con la sua custodia incorporata. Quindi realizzeremo prima il modulo e poi gireremo intorno al modulo per creare il motivo a rete. Il progetto è facile e veloce da realizzare e quindi vediamo subito cosa occorre. Per questo progetto ho scelto Basic Cotton Plus, è un 100% cotone, abbastanza grossettino e dunque anche abbastanza resistente. Ecco perché ho scelto questo tipo di filato. Ovviamente trovate tutte le indicazioni poi qui sotto al video in descrizione. Vi serviranno due uncinetti perché lavoreremo con l'uncinetto 5,5 il modulo e invece il punto rete lo lavoreremo con il numero 5. Vi occorreranno un totale, perché io lavorerò con due colori, un totale di circa 90 grammi di filato. Partiamo dal modulo, quindi prendiamo l'uncinetto 5,5, nel mio caso il colore panna, perché diciamo che la parte centrale del fiore la farò panna. Cerchio magico, a questo punto vado a lavorare 3 catenelle. Le mie 3 catenelle corrispondono alla mia prima maglia alta. Faccio un'altra maglia alta all'interno del cerchio e poi una catenella. Di nuovo lavoro due maglie alte all'interno del cerchio e di nuovo vado a fare una catenella e ripeto questa sequenza fino ad avere, diciamo, un totale di 6 gruppetti formati da due maglie alte intervallati da una catenella. Ecco qua, vedete, ho 6 gruppetti da due maglie alte tutte intorno, intervallati da una catenella. Adesso chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. A questo punto devo andare a lavorare in ciascuno di questi spazi da una catenella e per farlo mi sposto nel primo spazio con la maglia bassissima. Quindi faccio una maglia bassissima nella maglia alta successiva, una maglia bassissima in questo primo spazio da una catenella. E qui vado a lavorare il seguente gruppetto. Per prima cosa 3 catenelle che corrispondono sempre alla mia maglia alta, più un'altra maglia alta, una catenella e altre due maglie alte tutte nello stesso spazio. A questo punto devo ripetere questa sequenza direttamente senza fare nessuna catenella di raccordo nel successivo spazio da una catenella, quindi andrò a lavorare direttamente due maglie alte, una catenella e due maglie alte. E naturalmente devo ripetere questa sequenza in ciascun spazio da una catenella per tutto il giro. Arrivati alla fine, chiudo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella. A questo punto vi spiego cosa andiamo a fare. Andiamo a lavorare qui in ciascuno spazio da una catenella 7 maglie alte, solo negli spazi da una catenella. Quindi per spostarmi nel primo lo faccio sempre con delle maglie bassissime, quindi la prima maglia bassissima e poi la seconda nello spazio. 3 catenelle per iniziare sono la nostra prima maglia alta, più altre 6 maglie alte, tutte all'interno dello stesso spazio. Ecco qua, ho fatto le mie 7 maglie alte, 3 catenelle più 6, adesso vado direttamente, senza fare nessuna catenella di raccordo, in questo successivo spazio da una catenella. Vado lì direttamente e vado a lavorare le mie 7 maglie alte.
naturalmente dobbiamo ripetere questa sequenza in ciascun spazio, quindi per tutto il giro. Mi raccomando, andate direttamente senza fare nessun tipo di catenella di raccordo, quindi direttamente negli spazi 7 maglie alte. Arrivati alla fine, entro sempre nella terza catenella, ma non chiudo perché vado a cambiare il colore, quindi prenderò il mio Tiffany. Quindi prendo il filo, lo vado semplicemente ad inserire con l'aiuto dell'uncinetto in questa maniera. Dopodiché farò un semplice nodino per fermare il filo e chiaramente successivamente andrò ad inserire le mie codine all'interno della lavorazione. A questo punto vi spiego cosa andremo a fare. Andremo a lavorare delle semplici maglie basse, quindi una maglia bassa in ciascuna maglia alta, quindi ne facciamo 7. Dopodiché andiamo a fare una maglia alta allungata puntando l'uncinetto due giri sotto, ovvero nello spazio che c'è tra i gruppetti del secondo giro. Comunque adesso lo facciamo insieme naturalmente. Per prima cosa faccio una catenella, lavoro qui subito una maglia bassa e vi consiglio, anche se abbiamo cambiato il colore, quindi è evidente, però vi consiglio di mettere un marker. A questo punto, attenzione alla seconda maglia bassa, allargate bene, aiutatevi con l'uncinetto perché ogni tanto tende a stringere. Lavoriamo la seconda maglia bassa, poi la terza. Quindi qua un consiglio per le principianti: contate perché ne dovete avere appunto 7, perché lavoriamo una maglia bassa sopra ciascun gruppetto da 7 maglie alte. A questo punto faccio una maglia alta, come vi dicevo, puntando l'uncinetto due giri sotto. Quindi filo sull'uncinetto, entro, vedete, in questo punto qui. E vado a fare una maglia alta, semplicissima. A questo punto vado a lavorare di nuovo 7 maglie basse, quindi una maglia bassa in ciascuna maglia alta. E a questo punto vado a fare la mia maglia alta sempre puntando due giri sotto qui tra i gruppetti. E chiaramente devo continuare a lavorare in questa maniera, quindi le 7 maglie basse più la maglia alta allungata per tutto il giro. Faccio la mia ultima maglia alta allungata. E questo è, intanto vi faccio vedere il risultato, tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. A questo punto vado a fare un semplice giro di maglie basse per consolidare il nostro modulo, quindi faccio una catenella, subito una maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ciascun punto. Se volete potete mettere un marker sempre nella prima maglia bassa, giusto per avere un riferimento appunto della chiusura di questo giro. Quindi continuo così, una maglia bassa in ciascun punto per tutto il giro. Arrivati alla fine, attenzione, tagliamo il filo, quindi non andiamo a chiudere con una maglia bassissima, ma tagliamo il filo e andremo a ricreare un'asolina, questo per avere poi una chiusura più pulita. Quindi sfilo, vedete, in questa maniera il filo, tolgo il marker e con l'aiuto dell'ago, anche di questo set trovate sotto il link, vado a ricreare la mia asola. Come faccio? Entro, vedete, sotto le due asoline della prima maglia bassa e rientro in mezzo alla ultima asolina, diciamo così. Chiaramente tirate leggermente, non troppo, e questo creerà, diciamo, una chiusura più pulita. Vado dietro alla lavorazione, vado a sistemarmi chiaramente tutte le codine, sempre con l'aiuto dell'ago.
A questo punto mandate indietro il video e fate un altro modulo, che ovviamente non chiuderemo. Ecco qua il mio secondo modulo, quindi con il filo ancora attaccato, e questo è quello che abbiamo fatto prima. Adesso li andiamo a unire insieme con delle semplici maglie basse. La prima cosa a cui dovete prestare attenzione è di mettere dritto contro dritto, quindi il rovescio davanti a voi, perché lavoreremo il modulo, poi la borsa a rete, diciamo sul rovescio, in modo che poi quando l'andremo a inserire nella sua custodia, la custodia sarà sul dritto, ecco, in questo senso. Quindi facciamo combaciare i due moduli, che sono chiaramente identici. Quello che faccio è lasciare chiaramente un'apertura. Io ho contato diciamo 12 maglie basse. Quindi una volta che avete perfettamente allineato, inserite un marker nella dodicesima maglia, ok? Questa sarà la nostra apertura. Chiaramente dobbiamo adesso far entrare il filo. Vedete, faccio così, mi aiuto con l'uncinetto, aggancio proprio l'asolina e la porto dall'altra parte, nell'altro modulo, perché adesso semplicemente andrò a fare delle maglie basse. Quindi una catenella, poi rientro in tutte e quattro le asoline per fare una maglia bassa e vado in sostanza a chiudere tutto il mio modulo fino al marker. Se volete potete mettere queste clip, anche di questo vi lascio il link qui sotto, le trovo molto utili per tenere ben fermo il lavoro sostanzialmente, in modo che appunto i punti combacino perfettamente, ecco. E quindi semplicemente vado a fare queste mie maglie alte, chiaramente mi fermerò prima nel marker e poi vedremo come continuare. L'importante in questa fase è stare attenti a prendere tutte e quattro le asoline. Quindi mi raccomando, vedete, prendo due e prendo le altre due e faccio la mia maglia bassa. E così in tutti i punti. Quindi l'unica accortezza, questo per le super principianti, è questa, in modo da non lasciare buchi. Io continuo così e poi vediamo invece cosa fare una volta arrivati al marker. Arrivati al marker, quindi a questo dodicesimo punto che abbiamo contato, tolgo il marker e vedete che qui ho un'apertura, quindi ho due lati, diciamo così, da lavorare. In questo lato faremo il laccetto che poi andrà a chiudere la nostra custodia e poi lavoreremo anche il lato successivo. Allora, per prima cosa vado a fare quattro maglie bassissime, quindi una, 2, 3 e 4. A questo punto facciamo 20 catenelle, o le catenelle che sono sufficienti per creare un'asola che tocchi il centro del nostro fiore. Quindi io ne faccio 20 nel mio caso. Se usate un filato diverso, mi raccomando, fate delle prove, cioè fate le catenelle, dovete stare diciamo attenti che finisca, diciamo, proprio al centro del nostro fiore, perché lì andremo a cucire poi il nostro bottone. Salto 4 maglie, quindi entro nella quinta e lavoro un'altra maglia bassissima e un'altra maglia bassissima anche nelle ultime 3 maglie. Abbiamo così lavorato il primo lato, creando la nostra asola. A questo punto giro il lavoro, ho questi altri 12 punti e questi li vado a lavorare tutti, diciamo, con una maglia bassissima. Quello che vi consiglio è di rimanere abbastanza morbidi facendo la maglia bassissima, che tende sempre a stringere un po' il lavoro, perché poi andremo a lavorare sopra queste maglie bassissime e sarà sicuramente un po' difficoltoso entrare in questi punti, però questo è, diciamo così. Quindi vado a fare i miei 12 punti, lavoro i miei 12 punti con delle maglie bassissime, dopodiché inizieremo con il punto rete, quindi a creare la nostra borsa.
Ecco qua, abbiamo terminato la parte, diciamo, della custodia. Abbiamo qui la nostra asolina, vedete che tocca il centro e questa è l'apertura. Adesso vado a cambiare l'uncinetto, quindi passo dal 5,5 al 5. Perché? Innanzitutto con il 5 voglio avere una maggiore definizione e anche un punto leggermente più stretto, quindi anche un po' più resistente, diciamo così. Il 5,5 mi serviva per invece dare morbidezza al modulo in modo da agevolare poi l'inserimento della nostra custodia. Quindi prendo l'uncinetto numero 5, parto subito con il punto rete. Parto facendo 8 catenelle. A questo punto salto 2 maglie, entro nella terza e lavoro una maglia bassa. E di nuovo faccio 8 catenelle. Salto 2 maglie, entro nella terza e lavoro una maglia bassa. E naturalmente questa è la sequenza da seguire per tutto il giro. Quindi 8 catenelle, salto 1, 2 maglie, entro nella terza e lavoro una maglia bassa. E proseguo così per tutto il giro. Anzi, ci fermiamo prima dell'apertura. Ecco qua, sono arrivata prima dell'apertura, questa è la mia asolina che posso mettere dentro, andiamo a lavorare solo questa parte, quest'altra no, nella stessa identica maniera. Quindi sempre faccio le mie 8 catenelle e poi salto 2 maglie ed entro nella terza. Le maglie che devo saltare sono delle maglie bassissime, come vi dicevo, forse potrà essere un po' difficoltoso prendere, però ecco, è l'unico giro tra virgolette faticoso, dopodiché sarà molto semplice. Di nuovo 8 catenelle, salto 2 maglie, entro nella terza sempre dove faccio chiaramente una maglia bassa. Ancora 8 catenelle, salto 2, entro nella terza. Attenzione a questo punto, questa è la mia base, il mio primo giro di punto rete. A questo punto faccio 8 catenelle e la mia maglia bassa la faccio in questo primo archetto. E qui metto il mio marker che segnerà la fine del mio giro, quindi lo andrò poi a spostare man mano. Quindi da adesso faccio 8 catenelle e lavoro una maglia bassa nel successivo archetto. Ancora 8 catenelle e ancora lavoro una maglia bassa nel successivo archetto. Naturalmente continuo così fino a tornare al mio marker. Arrivati alla fine, faccio sempre le mie 8 catenelle, tolgo il marker, faccio la maglia bassa e riposiziono il marker in questa nuova asolina. Quindi questo è quello che dovete fare ad ogni giro. E adesso si riprende, quindi 8 catenelle, una maglia bassa nel successivo archetto. E così via, chiaramente per tutto il giro, spostando poi il marker a chiusura di giro. Io continuerò a lavorare il punto rete per un totale di 16 giri, ovvero fino ad avere un'altezza di circa 32 centimetri. Quindi io continuo così e poi vediamo come proseguire il nostro lavoro. Ecco qua, ho fatto 16 giri di punto rete, adesso semplicissimo, quando sono alla fine, quindi dove c'è il mio marker, faccio le mie 8 catenelle, come sempre, e vado a fare la mia maglia alta nel successivo archetto, anche qui come sempre, però questa volta tolgo il marker e lo sposto in questa maglia bassa, perché da qui in avanti vado a lavorare in ciascuno di questi archetti 4 maglie basse, quindi una l'ho già fatta, adesso vado a fare le altre 3.
quindi 4 maglie basse in ciascun archetto. Cercate di puntare l'uncinetto, diciamo, a circa metà del successivo archetto per avere poi un lavoro più lineare, quindi 4 maglie basse in ciascun archetto per tutto il giro. Arrivati alla fine, tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa, dove appunto c'era il mio marker. Adesso vado a consolidare questo giro facendo un giro di maglie basse. Adesso le maglie sono tutte ben marcate, quindi una catenella che non conto come punto e una maglia bassa in ciascun punto. Mettete sempre il marker nella prima maglia bassa e continuo a lavorare così. Chiaramente per tutto il giro. Arrivati alla fine, tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima. Io ho già messo i marker per individuare i punti che salterò perché adesso andremo a fare i manici. Quello che è importante sapere, perché poi dipende anche un po' dal filato che sceglierete, è che secondo me un'apertura più o meno giusta, insomma, per questo tipo di borsa deve essere di circa 15 centimetri. Quindi io ho posizionato il marker centrando il più possibile la borsa, ho contato dei punti, ho lasciato questo, diciamo, spazio di 15 centimetri che non lavorerò e chiaramente piegando la borsa ho fatto la stessa cosa dall'altra parte. Quindi quello che vado a fare è lavorare una maglia bassa in ciascun punto fino a raggiungere il mio primo marker. Sono arrivata al marker, tolgo il marker, lavoro anche in questo punto una maglia bassa e adesso vado a fare 50 catenelle. Faccio 50 catenelle che corrispondono ad una misura di circa 36 centimetri. Fatte le 50 catenelle, chiaramente poi fate le vostre prove, tolgo il marker successivo e faccio una maglia bassa. E naturalmente devo fare la stessa identica cosa sull'altro lato, quindi lavorerò una maglia bassa fino a raggiungere il successivo marker e poi andrò a fare le altre 50 catenelle o le catenelle che voi volete appunto rispetto alla misura, insomma quanto volete ampio il vostro manico. Quindi io proseguo in questa maniera e poi vediamo come fare il nostro ultimo giro. Arrivati alla fine, naturalmente chiudo con una maglia bassissima e sono pronta quindi a fare il mio ultimo giro che servirà, diciamo, a rifinire meglio il nostro manico. Quindi cosa faccio? Sempre una catenella che non conto come punto e sempre una maglia bassa in ciascuna maglia bassa del giro precedente fino ad arrivare chiaramente alle mie catenelle. Arrivati alle catenelle, semplicemente lavoro una maglia bassa in ciascuna catenella, quindi non vado a lavorare dentro l'arco, ma prendo proprio la catenella. Quindi piano piano vado a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella. Una volta lavorate tutte le catenelle, chiaramente continuerò a lavorare una maglia bassa in ciascun punto e andrò a fare la stessa identica cosa sull'altra tracolla. Quindi io proseguo e poi vediamo come continuare. Arrivati alla fine, un po' come abbiamo fatto con il modulo, non vado a chiudere, tolgo il marker, taglio il mio filo e vado a ricrearmi l'asolina per avere, diciamo, una chiusura più pulita, quindi vado a fare esattamente come ho fatto prima con l'aiuto del lago a ricrearmi la mia asolina. Dopo
Dopodiché vado ad inserire la mia codina all'interno della lavorazione con l'aiuto dell'ago. Ed ecco qua la nostra market bag terminata con il nostro bellissimo fiore. Ovviamente adesso andiamo a rigirare, perché qui abbiamo, vi ricordate, l'apertura per poter appunto dove inserire la nostra market bag. E dovremo fare un ultimissimo passaggio che forse lo potete intuire. Allora, innanzitutto vi faccio vedere come è semplice. Rigiriamo tutto il lavoro e inseriamo la nostra market bag. Naturalmente aiutatevi un po' con le mani per dare la forma, tirate fuori l'asolina e quello che dobbiamo andare a fare è proprio andare a cucire il nostro bottone. Quindi andremo a cucire il nostro bottone qui al centro e poi il nostro progetto sarà ufficialmente terminato. Io ho scelto questo, un bottone della prima molto bello, vi lascio il link qui sotto, lo andrò a cucire con del semplice ago e filo. Naturalmente potete tirare fuori un po' la vostra borsa per poter cucire in maniera più agevole. Ed ecco qua il nostro progetto, ora lo possiamo dire terminato, ufficialmente terminato. Quindi rimetto dentro la mia borsa, vi faccio vedere poi come si chiude con l'asolina nel bottone, quindi facilissimo. E questo è il risultato appunto finale. Quindi adesso fatemi sapere subito nei commenti cosa ne pensate, mi fa sempre tanto piacere leggere i vostri commenti. Prima di lasciarvi però voglio darvi giusto qualche indicazione. Tutte le scelte che ho fatto per questo progetto sono assolutamente modificabili. A parte il colore, ovviamente quello poi l'estro creativo lo lascio a voi, però per esempio le 8 catenelle del punto rete mi sembrava un buon compromesso perché secondo me la rete deve essere abbastanza morbida, non troppo fitta, ma neanche troppo larga. Però chiaramente voi se ne fate 10, o ne fate 12, o ne fate 6 non è un problema assolutamente, così come i manici, vedete voi come decidete di portare meglio la vostra market bag. Io ho cercato nel video di darvi delle indicazioni anche di misure, di centimetri eccetera, però chiaramente fate sempre le vostre prove e chiaramente se realizzate la vostra market bag con custodia inviatevi la foto, è d'obbligo, e queste sono le indicazioni per potermela inviare, quindi via mail oppure pubblicandola sul gruppo Facebook, insomma inviatemi la foto che io poi pubblicherò sui miei social e sul mio sito. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento, nessun altro tutorial, nessuna comunicazione. E io vi aspetto qui appunto con altri tutorial e con sempre tanto love. Ciao!